prima di tutto, ormai le ipotesi di reintegra del lavoratore sono veramente ipotesi assolutamente minime, lo dico così per essere semplice. Quindi, oggi come oggi, se una persona viene licenziata, e lo dico in maniera semplice, continuo a dire in maniera molto semplice, ha pochissime possibilità di essere reintegrato, pochissime. Perché ormai non esiste più la reintegra, se non in casi specifici, ok? E quindi che cosa significa? Significa che al posto della reintegra tu puoi ottenere delle mensilità, che dipendono poi da tutta una serie di circostanze. Quindi non mi sorprende che il lavoratore non sia stato reintegrato, ma gli siano state proposte delle mensilità. Per quanto riguarda il superamento del periodo di comporto, se la malattia dipende da ragioni di lavoro, e allora a quel punto naturalmente il periodo di comporto deve essere valutato. Il periodo di comporto è quel periodo in cui si sta in malattia, no? Se tu superi un certo numero di giorni in un anno puoi essere licenziato, no? Quindi se dipende dal lavoro non c'è ragione di licenziarti. Se io mi ammalo per ragioni di lavoro non c'è ragione di licenziarmi, ma se io mi ammalo non per ragioni di lavoro, ma indipendentemente dalle ragioni del lavoro, e allora si supera il periodo di comporto, si può essere licenziati. Mi rendo conto che non è semplicissimo questo fatto qua da capire, però quello che dice l'ascoltatore è vero. Io devo dire che per esperienza, soprattutto ultimamente, anche nelle aziende vedo tantissime persone malate, tantissime persone che stanno perdendo il posto per il superamento del periodo di comporto. E questo è vero, dipende probabilmente anche da problemi di tipo psicologico, sono d'accordo, che derivano dal Covid, da questo periodo.